Inaspettata sconfitta per il Siracusa in casa contro la Paganese. Gli uomini allenati da Bianco sono andati sotto già al quinto minuto su calcio di rigore. Nei restanti 40 minuti di primo tempo, occasioni da ambo le parti, ma per vedere gol bisogna aspettare il decimo minuto della ripresa, quando i campani siglano il 2-0, che tre minuti più tardi diventa un clamoroso 3-0. Passano altri tre minuti e al 61esimo arriva il gol della bandiera di Scardina. Nel finale il Siracusa in 10 per l'espulsione di Daffarra si butta in avanti e segna il 2-3 all'82esimo con Magnani. Ma non basta, a Retusei sconfitti nella gara che poteva sancire il sorpasso sul Monopoli, approfittando del turno di riposo dei pugliesi. Diversa la musica a Catania, che dopo due sconfitte consecutive torna al successo in casa contro il Bisceglie. Gara già chiusa dopo 38 minuti con due gol di Curiale e uno di Di Grazia. Al 60esimo gli ospiti accorciano le distanze, poi la rete di Russotto fissa il punteggio sul 4-1 definitivo. Dalle 18.30 al provinciale sono in campo Trapani Acragas, un derby con tantissimi precedenti, l'ultimo 10 anni fa, quando entrambe le squadre giocavano in eccellenza. A completare il quadro la Sicula Leonzio, che fra un'ora dovrà vedersela sul terreno dei calabresi del Rende.